effettivamente un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza di quel tratto di autostrada che riprende i secondi del crollo del viadotto Morandi. Non si vede moltissimo, sono pochi secondi che abbiamo rallentato e replicato, perché in quel momento, nel momento del collasso del viadotto, c'era una pioggia battente su Genova. Intanto vediamo dove siamo. Questo è il ponte Morandi, l'area del crollo è questa qui, tra il torrente Polcevera e la ferrovia. Qui si va verso lo svincolo della A7, Genova e il mare sono qui in basso. Le immagini che state per vedere sono riprese da una telecamera che sta qui e che dunque riprende verso la direzione di Genova. Il video è questo qui, come dicevo non si vede moltissimo, inizia alle 11.36, 9 minuti dopo ufficialmente Autostrade per l'Italia comunicherà l'interruzione di quel tratto di strada per non meglio precisate lesioni. Adesso vediamo il via al filmato. In questo momento il ponte è ancora in piedi, il crollo avverrà qui, non si vede quasi niente, pioveva tantissimo, ma c'è qualcosa che gli investigatori potranno analizzare e sul quale si faranno delle domande e proveranno a dare delle risposte. Qui vedete le macchine incolonnate che vanno verso Genova e verso dove, sulla destra, è la corsia di destra, verso dove il ponte crollerà, che a un certo punto rallentano, qualcuno mette le quattro frecce. Perché stanno rallentando? Le auto che vengono invece dalla corsia opposta ci dicono che il ponte era ancora, visto che ne arrivano al momento della prima frenata delle auto di destra, il ponte era ancora in piedi. Perché chi è sulla corsia che va verso il vuoto frena, mette le quattro frecce, rallenta, si incolonna? Forse c'era più traffico, o forse c'era più pioggia e dunque per precauzione hanno frenato, o forse, questa è la domanda che probabilmente i tecnici si porranno e alla quale cercheranno di dare una risposta, o forse in quella corsia si sentivano delle vibrazioni e chi la guidava ha frenato per quel motivo. Potrebbe significare che forse il ponte è collassato prima su quella corsia e poi sull'altra, ma queste ovviamente sono soltanto speculazioni e sono i tecnici che potranno dare una risposta. È chiaro che qui si vede veramente poco, l'unica indicazione, l'unico indizio che si può trarre da questo video è appunto il fatto che alcune auto qualche minuto prima del crollo, qualche secondo prima del crollo e qualche minuto prima che tutto il mondo sapesse che il ponte era crollato, avevano già cominciato a frenare, ma il ponte strutturalmente sembra che fosse ancora in piedi, perché qualche secondo dopo, abbondanti secondi dopo le prime frenate, si continuano a vedere auto, camion che arrivano dall'altra direzione.